È morto mercoledì scorso all'ospedale di Brescia Calogero Vinciguerra, 62 anni, originario di Sant'Agata Militello, da tempo residente in Lombardia, a Viadana, provincia di Mantova. L'uomo, operaio di una ditta di allestimenti e riparazioni per automezzi industriali, la Carp & Car di Pomponesco, era caduto martedì pomeriggio da un ponteggio sul quale stava lavorando, intento a verniciare il cassone di un auto articolato. Pare che all'improvviso l'uomo abbia perso l'equilibrio, precipitando da un paio di metri e battendo violentemente la testa e la schiena per terra. Secondo le prime risultanze investigative dei carabinieri del luogo, nessuno avrebbe assistito all'incidente, visto che gli altri operai che stavano lavorando in altri locali sono stati richiamati sul posto dal forte tonfo provocato dalla caduta. Vinciguerra era ancora vigile all'arrivo dei soccorsi, poi avrebbe perso conoscenza ed è stato quindi necessario intubarlo e rianimarlo. Un elicottero del 118 lo ha trasportato all'ospedale di Brescia, dove è espirato mercoledì in seguito al grave trauma cranico riportato. Calogero Vinciguerra, sposato e padre di tre figli, a Sant'Agata Militello era particolarmente conosciuto, nonostante si fosse trasferito diversi anni fa. Insieme al fratello, per un lungo tempo, aveva gestito un'autocarrozzeria nel centro santagatese. I funerali si sono svolti ieri nel piccolo comune lombardo dove sarà seppellito. Intanto, sul luogo dell'incidente, sono in corso gli accertamenti dei funzionari della medicina del lavoro dell'ASP locale, che trasmetteranno una relazione in procura con la ricostruzione dell'accaduto. Per il momento non è stato emesso alcun provvedimento, ma allo stato attuale non si possono ancora escludere eventuali responsabilità per la tragedia.